Due scosse di terremoto di magnitudo 4.3 e 3.2 sono state registrate alle 3.06 e alle 3.32 al confine tra Calabria e Basilicata. Il primo sisma ha avuto ipocentro a 3 km di profondità ed epicentro in prossimità dei comuni cosentini di Castrovillari, Morano Calabro, San Basile e Saracena. La seconda ipocentro a 8 km ed epicentro vicino ai comuni potentini di Rotondo e Vigianello e quello cosentino di Morano. E proprio a Morano è rimasto danneggiato il campanile della chiesa della Maddalena. Paura tanta, ma danni sembra di no. Qualche piccolo calcinaccio di stucco all'interno della chiesa, sembra non ci sia altro. La scossa è stata abbastanza forte, 4,3, questo terremoto, questo evento che si è verificato. Naturalmente grande disagio, grande ansia, grande paura da parte dei cittadini che si sono riversati nelle aree, diciamo, che abbiamo già stabilito per quanto riguarda quando si verificano queste situazioni, diciamo, di emergenza sismica per quanto riguarda il terremoto. Abbiamo, diciamo, attivato subito la macchina comunale, ci siamo attivati nel giro di 5-10 minuti e abbiamo potuto un po' verificare tutto quello che era, si era verificato nella nostra comunità, ma l'unico danno ad oggi segnalato, cioè verificatosi, è quella della chiesa della Maddalena. Abbiamo verificato le scuole, abbiamo verificato le strutture comunali, abbiamo verificato un po' tutto, ma al momento grandi problemi per quanto riguarda questo evento sismico non ce ne sono. A Castrovillari invece, dopo altre scosse di assestamento registratesi in mattinata, una trentina tra le strumentali e quelle avvertite dalla popolazione, in via precauzionale si è provveduto a sospendere le attività didattiche nella scuola elementare Santi Medici. Sul posto vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri hanno provveduto ad effettuare controlli su alcune pareti lesionate.